Buongiorno ragazzi, oggi proseguiamo lo studio della disciplina dell'azienda e in particolare ci occuperemo dei segni distintivi. È necessario individuare in che cosa consistono i segni distintivi, qual è la loro funzione e qual è la loro tutela giuridica. Ecco, iniziamo subito a individuare il significato del termine segni distintivi. Allora, i segni distintivi sono tutti quei beni immateriali attraverso i quali è possibile identificare l'impresa e distinguerla dall'attività esercitata da un'altra impresa. Quindi sono quei segni che consentono l'identificazione sia dell'attività, sia dei locali e sia dei prodotti che derivano dall'attività appunto imprenditoriale. Come abbiamo detto diverse volte, l'attività di impresa è caratterizzata dalla necessità di utilizzare dei mezzi, degli strumenti che compongono l'azienda. Tra questi strumenti, vi è anche un particolare segno distintivo che viene chiamato ditta. E qui sta a, vorrei sottolineare di nuovo, nonostante l'ho fatto tante volte, la differenza tra il concetto di impresa, azienda e ditta. L'impresa è l'attività, l'azienda è il mezzo attraverso il quale viene esercitata l'attività e la ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore individuale esercita la sua attività. La ditta, laddove ci trovassimo di fronte ad una impresa esercitata in forma collettiva, e per esempio appunto una società, acquisterebbe la denominazione di ragione sociale se si trattasse di una società di persone e di denominazione sociale se si trattasse di una società di capitali. Ecco, oltre alla ditta, il legislatore, e quindi il codice civile, prevede un altro segno distintivo che è l'insegna. L'insegna è il segno dei locali in cui viene esercitata l'attività, quindi i locali che compongono l'azienda. Esiste anche un altro segno distintivo di cui la dottrina e la giurisprudenza parlano, ma che non contiene, la cui disciplina, scusate, non è contenuta nel codice civile, ed è l'emblema. L'emblema è il segno dei singoli elementi che caratterizzano l'azienda, per esempio i camioncini o i banconi. L'ultimo segno distintivo, e forse uno dei più importanti, è il marchio ed è importante perché è il segno distintivo dei prodotti dell'impresa. Quindi serve a identificare un prodotto e la sua provenienza rispetto ad un altro che proviene da un'impresa differente. In realtà, ecco, andiamo a vedere quali caratteri deve avere un segno distintivo per poter essere tutelato? Perché ecco, quello che ci interessa è capire che questi segni distintivi, siccome servono a identificare l'impresa, i locali, il prodotto dell'attività imprenditoriale, sono tutelati a garanzia del loro uso esclusivo da parte appunto del titolare dell'impresa. Però, per poter garantire l'uso esclusivo, è necessario che i segni distintivi abbiano alcuni caratteri. In primo luogo devono presentare il carattere della novità, cioè non devono essere precedentemente stati utilizzati da altri soggetti, salvo un discorso particolare che faremo per quanto riguarda il marchio e che riguarda il diritto di preuso, che però è specificamente individuato e tutelato dal legislatore. Quindi la novità consiste nella circostanza appunto che il segno distintivo di cui si chiede appunto la tutela non sia stato precedentemente utilizzato. Altro carattere che deve avere il segno distintivo per poter essere tutelato è la veridicità, cioè non si può chiaramente fare riferimento a segni distintivi che non siano corrispondenti alla realtà. L'originalità vuol dire che non deve essere facilmente scambiabile con un altro segno distintivo di un'altra attività imprenditoriale, deve avere dei caratteri che lo distinguono, perché altrimenti non è possibile chiederne la tutela rispetto all'uso esclusivo.
E poi la liceità non deve essere composto né da parole né da, diciamo, disegni o comunque sia simboli che siano offensivi dell'ordine pubblico, che siano offensivi della morale e che siano contrari a norme imperative. Questo è il quadro dei caratteri che questi segni distintivi devono avere per poter essere richiesta la garanzia dell'uso esclusivo da parte del titolare. Ecco, vediamo cosa poi questa tutela mira ad ottenere, cioè in cosa consiste in realtà questa tutela che garantisce l'uso esclusivo. Allora, in primo luogo è possibile, nel caso in cui appunto si venga riconosciuti titolari di un interesse all'utilizzo esclusivo di un determinato segno distintivo, è riconosciuta la possibilità di far cessare da parte di chi evidentemente ha utilizzato in modo non legittimo il segno distintivo di un'altra impresa, di far cessare questa attività, cioè di far cessare l'uso da parte di colui che non è il legittimo titolare. Questa cessazione viene nell'ambito dell'ordinamento individuata con il termine cessazione del fatto lesivo. Cos'è? Significa fatto lesivo? Significa un comportamento che crea dei danni, delle lesioni ad altri soggetti. Inoltre, è possibile ottenere la rimozione degli effetti dell'uso improprio del segno distintivo, cioè si devono togliere tutte le possibili situazioni che possano portare a una non chiarezza sulla provenienza del segno utilizzato, quindi la rimozione degli effetti. E se da questo utilizzo improprio il titolare legittimo ha subito un danno, è possibile chiedere anche il risarcimento del danno. Quindi tre sono gli elementi che sono garantiti dalla tutela dei segni distintivi: la cessazione del fatto lesivo, la rimozione degli effetti e il risarcimento del danno. Ecco, ora vedremo un attimo quali sono i singoli segni distintivi e iniziamo subito dalla ditta. Oh, abbiamo detto che la ditta è il nome con il quale l'imprenditore agisce ed esercita l'impresa, quindi serve ad identificare un'impresa e a distinguerla da un'altra impresa. L'articolo 2563 si occupa della composizione della ditta, cioè come deve essere composta questa ditta. Allora, l'articolo specifica che la ditta deve essere composta dal cognome o almeno dalla sigla dell'imprenditore, cioè in sostanza deve consentire l'identificazione del soggetto che la utilizza. Quindi, al di là che la ditta può essere sia composta da nomi, ma può contenere anche degli elementi di fantasia, però non può prescindere dall'introduzione del cognome del soggetto titolare o almeno della sigla che utilizza nei rapporti con i terzi. Dal punto di vista quindi della modalità di composizione, se è composta solo dal nome, la chiameremo una ditta nominativa. Se è composta sia dal cognome o dalla sigla e anche da altri elementi, per esempio da disegni o da simboli, allora parleremo di ditta di fantasia. Cosa succede se la ditta non contiene il cognome o la sigla dell'imprenditore? Naturalmente sarebbe una forma di irregolarità nella composizione della ditta e questa ditta non goderebbe della protezione giuridica dettata appunto dalla disciplina che ne garantisce l'uso esclusivo e quindi sostanzialmente non sarebbe tutelabile. Come si potrebbe tutelare però un imprenditore che pur non avendo ottemperato all'obbligo dell'introduzione del cognome o della sigla nella ditta, volesse in qualche modo evitare che altri
approfittassero della sua, per esempio, notorietà oppure della bontà della sua attività. Ecco, rientrerebbe questa tutela non nella tutela appunto dell'uso esclusivo garantita alla ditta, ma più genericamente nella tutela garantita dalla norma che prevede l'utilizzo di segni distintivi come forma di concorrenza sleale, che poi andremo ad analizzare e ad approfondire. C'è da fare una specificazione. Laddove le imprese dirette appunto a utilizzare la ditta e a chiedere la tutela della ditta fossero imprese obbligate alla registrazione nel registro delle imprese, sostanzialmente se fossero imprenditori commerciali, il diritto a vedere tutelato esclusivamente un determinato nome introdotto appunto in una ditta, deriverebbe dalla priorità della registrazione, cioè chi ha registrato per prima una determinata ditta ha diritto a chiederne l'uso esclusivo. Per le imprese che invece non sono obbligate all'obbligo di iscrizione, appunto all'iscrizione, questo diritto scatta dall'uso di fatto della ditta. Quindi in sostanza la differenza tra imprese obbligate ad iscriversi nel registro delle imprese e imprese non obbligate deriva dal fatto che la tutela a garanzia della ditta viene fatta risalire al momento in cui si è iscritta l'impresa e quindi si è iscritta anche la ditta nel registro delle imprese per quelle obbligate alla registrazione, per le altre da chi l'ha utilizzata per prima. Non v'è chi non veda che esiste una sorta di difficoltà oggettiva nell'elemento probatorio della priorità dell'uso quando questo uso non è ancora conclamato, non è ancora consolidato, ma è ai momenti iniziali. Vediamo il prossimo segno distintivo che è l'insegna e dico il prossimo segno distintivo che nel titolo riunisce due segni distintivi perché l'insegna è prevista dal codice, l'emblema no, e tuttavia riguardano delle situazioni molto vicine tra di loro perché l'insegna è il segno distintivo dei locali dell'azienda e quindi è quella che vedete entrando per esempio nei negozi oppure quella che lampeggia quando deve attirare una clientela oppure è proprio l'insegna in una fabbrica. Quindi riguarda e distingue i locali di un'azienda rispetto a quelli di un'altra azienda. L'insegna non è, dal punto di vista codicistico, vincolata all'introduzione di alcunché, quindi sostanzialmente può essere uguale alla ditta, può essere diversa la ditta, non è necessario che contenga il cognome e nemmeno sigle o altri elementi imposti e quindi è una situazione che deriva ovviamente, cioè dalla quale deriva una libertà piuttosto ampia. Ovviamente un'insegna per poter essere tutelata dal punto di vista dell'uso esclusivo non deve essere eccessivamente generica, cioè deve comunque rispondere al requisito della originalità. Chiaro che se una determinata impresa utilizza come propria insegna il termine panificio, questo è naturale che non possa essere impedito, l'utilizzo non possa essere impedito ad altri soggetti. Per quel che riguarda il momento in cui è possibile iniziare a tutelare in via esclusiva l'utilizzo dell'insegna, questo coincide sempre con l'utilizzo di fatto, visto che non è prevista l'iscrizione dell'insegna nel registro delle imprese. Ecco, vediamo adesso facciamo riferimento quando parliamo di emblema e vediamo subito che è il segno distintivo che viene posto sui singoli, diciamo, componenti dell'azienda. Quindi
I singoli elementi dell'azienda possono essere contrassegnati da un simbolo o anche da una scritta, perché l'emblema è ancora più libero dell'insegna, e anche in questo caso è possibile chiederne l'uso esclusivo, anche se il legislatore non lo prevede in via, diciamo, specifica, però si estende la tutela che viene garantita all'insegna. Ecco, per esempio, emblema sono tutte quelle scritte e quei simboli che troviamo sui camion, camioncini che si spostano e che contengono appunto l'indicazione dell'azienda alla quale appartengono. Ora ci occuperemo del segno distintivo più importante. E perché dico più importante? Perché faccio riferimento al marchio. E il marchio è il segno distintivo dei prodotti che derivano dall'attività di un'impresa. E è più importante perché è l'elemento sul quale i consumatori si basano per effettuare i loro acquisti. Quindi è proprio l'elemento che consente di distinguere un prodotto rispetto a quello derivante da un'altra impresa. E proprio perché è importante e ha una rilevanza di impatto particolare, è disciplinata in maniera più ampia. La disciplina del marchio è quindi sia una disciplina codicistica che è introdotta dagli articoli 2569 e seguenti, ma anche è introdotta nel cosiddetto codice dell'attività industriale, che è diciamo, il decreto legislativo numero 30 del 2005. Vediamo quale tipologie di marchio incontriamo nel nostro, diciamo, panorama giuridico. Ecco, il marchio può essere, dal punto di vista di chi lo appone, un marchio di fabbrica o un marchio di commercio. Il marchio di fabbrica è quello apposto dal produttore, il marchio di commercio è quello apposto da colui che distribuisce il prodotto e quindi lo pone sul mercato. Laddove ci fosse già un marchio di fabbrica, un marchio di commercio può essere ulteriormente apposto sul prodotto, ma deve essere apposto in modo da non coprire quello di fabbrica. Altra classificazione del marchio può riguardare appunto la composizione del marchio stesso, cioè come può essere composto. Può essere composto da un nome, e infatti può essere denominativo, oppure può essere composto da un logo, e quindi può essere solo figurativo. Può essere sia figurativo sia denominativo, e quindi in quel caso parliamo di un marchio misto, e può avere anche una forma tridimensionale. La tutela del marchio non è automatica, ma viene garantita attraverso la registrazione del marchio stesso presso l'ufficio dei brevetti e dei marchi. E questo ufficio di brevetti e dei marchi è inserito all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico. Dalla registrazione deriva la possibilità di garantire l'uso esclusivo del marchio. Tuttavia, il codice prevede la garanzia del cosiddetto preuso, cioè è un istituto che consente di tutelare, anche se solo parzialmente, un marchio che viene utilizzato senza che esso sia iscritto presso appunto l'ufficio marchi e brevetti, in caso in cui un imprenditore in un secondo momento iscrivesse invece quel marchio presso l'ufficio. Ora, un marchio che non viene iscritto non può pretendere che un altro soggetto non lo iscriva successivamente. Tuttavia, è possibile per l'imprenditore che lo utilizzava precedentemente non pretendere l'uso esclusivo, ma continuare ad utilizzarlo nei limiti in cui egli lo faceva precedentemente alla successiva iscrizione da parte di un altro soggetto. Questo viene chiamato preuso. Naturalmente si tratta di una tutela molto limitata rispetto all'utilizzo esclusivo. In primo luogo non garantisce l'utilizzo esclusivo e in secondo luogo limita anche l'ambito di utilizzabilità del marchio stesso. Anche colui che
registra il marchio successivamente, in realtà non può vantarne l'uso del tutto esclusivo, ma può pretendere che il soggetto, quello che utilizzava precedentemente, lo continui ad utilizzare solo nell'ambito in cui lo faceva prima, senza diciamo, estendere l'utilizzo ad altri ambiti.